esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti aiuterà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Side plank alta con flessione della gamba. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, mantieni la gamba interna piegata e poggiala a terra nella fase di ritorno. Non abbassare o sollevare il bacino. Testa, spalle, fianchi e talloni seguono una linea immaginaria. Per riuscirci, contrai gli addominali. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Distensioni gambe alternate. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non sforzare il collo, guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Crunch inverso. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni le gambe già sollevate ed effettua solo la rotazione del bacino. Fai attenzione a non inarcare la zona lombare quando avvicini i piedi a terra. Per farlo, mantieni l'addome contratto. Controlla il movimento per evitare problemi alla schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio. Sollevamento gambe alternate. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non portare le gambe giù troppo velocemente, controlla il movimento per massimizzare gli effetti. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Power crunch completo. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni le mani poggiate al pavimento. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Per
Per non oscillare con il busto, tieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio, Spider-Man Plank. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia il piede a terra quando lo porti avanti. Fai attenzione a non flettere i piedi, i talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Non sollevare il sedere, schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Per riuscirci, mantieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta. Pronti? Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop. Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. Cinque, quattro, tre, due, uno. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sollevare troppo il sedere, schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Per riuscirci, mantieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop!